Siamo con Vittorio Pasqui e Mauro Martelli di Sportlandia. Oggi è la prima uscita che fate dopo il Covid con i ragazzi del canottaggio. Ci racconti qualche cosa, come vivono questa esperienza? Sì, diciamo che il Covid è stata sicuramente vissuta da questi ragazzi come un'esperienza abbastanza traumatica, perché loro erano abituati qui a venire con noi alla cantina, a uscire in barca, a lavorare tutti insieme, a avere una socialità che chiaramente con il lockdown è venuta meno. E quindi noi comunque come associazione siamo sempre stati vicini a loro, anche durante il periodo della quarantena, cercando di stimolarli, facendoli lavorare a casa. E oggi finalmente possiamo riportarli qui perché la Federazione Italiana Canottaggio consente da pochi giorni la possibilità di uscire con barche multiple. Mauro, vuoi Sì, aggiungere qualcosa? diciamo che durante il Covid, come diceva Vittorio, i nostri ragazzi sono prodigati a fare l'attività che dovevano fare con i giochi nazionali Special Olympics da casa. È stato un impegno notevole per i nostri ragazzi e soprattutto per le famiglie, con dei giochi che alla fine sono risultati un grande successo, perché un paio di settimane fa abbiamo fatto premiazione di oltre 60 ragazzi. E oggi è il coronamento, diciamo, del fine Covid, dal punto di vista del lockdown, ci auguriamo non solo, e per l'uscita con il quarto di coppia, Costa Rowing e con il corso Aramis. Grazie.